Salve a tutti da Giusy, oggi preparo dei bastoncini di pizza con Nutella. Gli ingredienti che ci occorrono sono 500 g di farina zero, 250 g di acqua a temperatura ambiente, 4 g di lievito di birra secco, 10 g di olio di semi di girasole, mezzo cucchiaino di sale, mezza fialetta di aroma limone, Nutella quanto basta o zucchero a velo. Per friggere, olio di semi di girasole. Andiamo a preparare. Nel boccale metto l'acqua e il lievito. Aziono il bimby, 2 minuti, velocità 4. Adesso aggiungo la farina, mezza fialetta di aroma limone, l'olio, il mezzo cucchiaino di sale. Aziono il bimby, 3 minuti. Velocità spiga. Ho messo della farina sul tavolo, l'impasto è pronto, lo vado a mettere sul tavolo. Quindi adesso formiamo una palla. Prendo un contenitore, metto poca farina, adagio l'impasto, copro. Per far lievitare meglio metto una tazza di acqua bollente nel forno in un lato e l'impasto. Lasciamo lievitare per 1 ora e mezza. A dopo. Finito il tempo di lievitazione, riprendiamo l'impasto, lo mettiamo sul tavolo. Dopodiché prendiamo dei piccoli pezzi e facciamo dei bastoncini. Quindi li adagiamo sul tavolo. Continuiamo così con tutto il nostro impasto, a dopo. Quindi ho finito di fare tutti i bastoncini, li adagio su un vassoio. E adesso andiamo a friggere. Ho messo la padella con l'olio sul fuoco. Per vedere se l'olio è caldo, naturalmente facciamo la prova con lo stecchino. Quando vediamo che fa tutte le bollicine attorno, è ben caldo. Quindi prendiamo i nostri bastoncini e li mettiamo nell'olio. E li lasciamo cuocere. Quindi li lasciamo dorare per bene.
Adesso i bastoncini sono ben dorati, quindi li mettiamo nella teglia con carta assorbente o con dei tovaglioli. Così facciamo sgocciolare l'olio in eccesso. Dopodiché mettiamo altri bastoncini. Di tanto in tanto li giriamo da un lato e dall'altro. Quindi adesso anche questi sono ben dorati, andiamo a mettere su una teglia con carta assorbente. Quindi continuiamo così fin quando finiscono tutti i nostri bastoncini di pasta. A dopo! Ho finito di friggere tutti i miei bastoncini, li ho lasciati raffreddare, quindi adesso li metto in un piatto. Dopodiché ho messo al microonde per qualche secondo la Nutella, quindi con un cucchiaio andiamo a guarnire i nostri bastoncini. Ed ecco pronti i miei bastoncini di pizza con Nutella. Alla prossima ricetta, ciao!